Vanamente ho provato a dire che secondo me bisognerebbe mettere su, invece, tramite una serie di numeri unici, eccetera, eccetera, una serie di profili delle politiche universitarie dei ministri dall'unità in avanti, perché noi abbiamo le grandi linee del quadro. Non abbiamo studi dettagliati sulla produzione normativa minore, sull'impianto che i singoli ministri danno alle... In questo periodo c'è, dico, Gonella, Gui, Moro, Segni, insomma. Lì bisogna andare a vedere più da vicino, chiaramente, vedendo le politiche dei singoli ministri e soprattutto il lavoro dei direttori generali di istruzione superiore, perché loro spesso rimangono, cioè sono presenze di più lungo periodo rispetto a quelle dei ministri. Ma ecco, come si possono intrecciare delle linee di sostanziale permanenza poi, con la progettualità magari fallita, con dinamiche interne ai grandi partiti? E qui è molto più interessante la Democrazia Cristiana, che ha una politica universitaria del Partito Comunista, che sostanzialmente non ce l'ha molto a lungo, perché si occupa d'altro, anche giustamente, anche comprensibilmente, ma non ha una politica, perché non si può pensare che la politica universitaria del PC fosse quella di Marchesi, che voleva chiudere le università. È chiaramente contraddittoria rispetto a quello che dovrebbe essere una politica invece di apertura, di estensione, di superamento dei condizionamenti di classe e così via. E quindi bisogna vedere. E ce l'ha il Partito Socialista. Io credo che uno studio attento, più di quanto sia stato fatto ora sulle carte d'archivio che c'è su Tristano Codignola, molte cose Codignola è un personaggio di prima, che è l'interlocutore di tutti, cioè quando si guarda il Partito Socialista è lui. Perché, ripeto, altrimenti si dà un'immagine di totale stagnazione che non è, le norme piccole contano, la modificazione dei sistemi concorsuali, la modificazione dei sistemi di attribuzione e di controllo dei posti di ruolo, alle facoltà, la creazione di nuove figure del corpo docente, professori aggregati, eccetera, eccetera. Non sono modifiche di sistema, ha ragione Bonini quando parla di normativa implementare, però poi fa massa, cioè poi però diventa qualcosa di consistente anche nell'assenza della grande riforma, riprendendo in questo fra l'altro tipicamente le modalità di governo dell'università della sinistra storica. Cioè, quando cadono i progetti di riforma all'inizio degli anni Ottanta, si va avanti per normative speciali. Questo. E però poi determinano modificazioni profonde, la somma di queste normative speciali, poi le cose le cambia. Questo anche va messo a fuoco. E poi c'è il periodo della normativa di emergenza. Provvedimenti urgenti. Blocco dei concorsi, provvedimenti urgenti del 73 fino alla 382, che è la somma della normativa di emergenza, quella è il compendio della normativa di emergenza, che è la fase in cui l'università italiana è governata dall'esterno, cioè è governata dalla spinta dei numeri, e rispetto a questa spinta, anche per altre urgenze politiche, gli attori politici del sistema reagiscono, non agiscono più, cioè sono tutti provvedimenti presi perché bisogna far fronte a una spinta e non più, come invece negli anni 50, con una prospettiva di piano, di organizzazione. In tutto questo la cronologia è significativa, e anche qui però non si comincia dopo il 45, si comincia prima. Cambia il quadro geografico e territoriale dell'università italiana, cambia fino a essere stravolto, ma insomma comincia a cambiare già negli anni. Comincia a cambiare subito dopo la prima guerra mondiale con Bari, Trieste, eccetera, eccetera, ma poi cambia fortemente già con la creazione di nuove università, 38, l'attuale LUMSA, durante la guerra Salerno e così via, e poi dopo, già negli anni 50, con la fondazione di università inizialmente private, che poi vengono statizzate, e quindi cambia proprio la dinamica, cambia la struttura materiale. E sono tutti progetti concepiti da gruppi dirigenti politici locali, in molti casi assolutamente omogenei.